No, vabbè, il punto di forza sicuramente è che è un'ottima scarpa comoda, una scarpa reattiva, quindi ha, diciamo, tutte le caratteristiche, le buone caratteristiche delle scarpe per correre forte. Se ci fossero scarpe da promuovere, queste Endorphin Pro della Saucony sarebbero quelle che ogni azienda vorrebbe avere per fare del marketing. Purtroppo Saucony, azienda americana comunque molto famosa, non ha tutti questi soldi per promuovere un prodotto che invece di per sé sarebbe da raccomandare a chi si avvicina alle gare in questo 2021. Ma non avendo un gran budget marketing, l'unico modo che la casa americana ha è quello di fare il passaparola. Vista per la prima volta ai piedi di Jared Ward e Molly Seiden, non sicuramente tra i più famosi podisti mondiali, ma ai trials americani, tra l'altro svolti a fine febbraio di un anno fa, l'Endorphin Pro è il modello da gara della nuova serie Endorphin, che include tra l'altro le Speed, che abbiamo già recensito qualche settimana fa, e le Shift, che sono di fatto il modello a tre della scarpa americana. Per capire comunque perché io raccomando questa scarpa, partiamo comunque dalle specifiche che sono davvero interessanti. Drop 8, 35,5 cm sul tallone, 27,5 cm sull'avampiede, peso di 220 grammi nella taglia US 9, 42,5. Si capisce subito appena indossata che questa scarpa è unica, forse la più comoda tra le scarpe con fibra di carbonio. Le Saucony Endorphin Pro hanno una struttura che noi di solito chiamiamo Meta Rocker e che invece l'azienda americana chiama Speed Roll. Partiamo come al solito però dalla tomaia. È molto leggera e confortevole, utilizza una rete ingegnerizzata a singolo strato, è tra l'altro così fantastica che scompare letteralmente dal piede quando si inizia a correre. Il mesh è super traspirante, ha soltanto dei piccoli rinforzi su tutta la tomaia, ma soprattutto il logo Saucony che viene utilizzato nella parte centrale del piede per consentire un ulteriore bloccaggio. Sappiate tra l'altro che la linguetta è sottile, però non si sposta grazie al design che la collega saldamente alla tomaia. I lacci sono piatti e, contrariamente ad Andrea, non sono in grado di capire fino in fondo la loro qualità. Ho notato comunque un po' di spazio nel tallone, spazio che richiede comunque dal punto di vista pratico di allacciare bene le scarpe per evitare che ci sia un bloccaggio non perfetto del piede. Tenete conto che il tallone, contrariamente agli altri modelli, è abbastanza flessibile, anche se come al solito la parte bassa ne garantisce una discreta rigidità durante la corsa. A livello di intersuola, Saucony Endorphin Pro utilizza un'intersuola Power Run PB completa, che è una mescola leggermente più dura rispetto a quella delle Speed, che invece era chiamata Power Run Plus. Inoltre le Pro hanno una piastra in fibra di carbonio a forma di S che davvero aiuta la propulsione e la spinta, cosa che abbiamo sicuramente appurato durante le nostre corse in pista a Garbagnate. Per essere una scarpa da gara, questa Saucony Endorphin Pro è davvero la scarpa più comoda presente sul mercato. Peccato non poterla testare in ogni negozio sportivo. Sappiate comunque che la sensazione sarà, ve lo assicuro, davvero confortevole e vi consiglio ovviamente di utilizzare questa scarpa se amate qualcosa di comodo da portare anche nelle gare. Appena provata, la sensazione immediata è che la scarpa sia più stabile rispetto alla sua sorella minore e che grazie all'intersuola a base di Pebax non vi farà affondare, ma infatti vi farà spingere davvero fino in fondo. Difficile dire se a livello di prestazioni queste scarpe siano migliori rispetto a quelle Nike. Purtroppo domenica non potrò gareggiare la mezza di Trecate, anche perché è tutto sold out. Sappiate comunque che nelle prossime settimane spero di poter partecipare a qualche gara che mi permetterà, utilizzando i sensori Runscribe, di essere in grado di capire se le mie dinamiche di corse con questa scarpa sono migliori rispetto a quelle invece delle scarpe competitors con fibra di carbonio. Altro aspetto particolarmente interessante è che la scarpa, sebbene pesi 220 grammi, quindi leggermente in più rispetto a quella della competizione, ha una comodità incredibile che la fa sentire davvero leggerissima, nonostante la grande protezione.
Abbiamo apprezzato comunque la stabilità di queste Saucony Endorphin Pro che rispetto al modello Speed sono sicuramente più stabili nonostante i 35 cm di altezza dal suolo, che ci fanno pensare che questa scarpa sia adatta a correre anche i 10 km e non soltanto le maratone. Tra l'altro sarebbe davvero meraviglioso se poteste attivare le notifiche per vedere i prossimi video, anche perché nelle prossime settimane faremo sicuramente una classifica di tutte le scarpe con fibra di carbonio per stabilire non soltanto quella più veloce ma anche quella che potenzialmente potrebbe essere adatta a voi per correre distanze che vanno dai 5 fino alla maratona o perché no anche l'ultramaratona. Ma ci saranno novità anche in casa Compex, come tra l'altro avete visto dalla sigla iniziale, speriamo di poter parlare di questo prodotto e di questo marchio più in dettaglio rispetto a quello che invece avevamo fatto l'anno scorso. Per quanto riguarda la suola, direi che è esattamente la stessa che avevo già descritto nelle Speed, entrambe hanno una parte posteriore di schiuma esposta, una parte centrale con una quantità di gomma molto resistente ma sottile, che è destinata a durare ed è a forma triangolare con qualche rinforzo sulle estremità, per garantire una maggiore durata, un miglior grip e soprattutto un peso non particolarmente eccessivo per chi deve portarsi dietro questa scarpa per 42 km. Avrei altre mille cose da dire di questa scarpa, ma sappiate che nelle prossime settimane ne parleremo ancora perché la confronteremo con le Endorphin Speed, con la quale faremo una recensione di confronto che vi permetterà di stabilire quale scarpa sarà più adatta al vostro utilizzo. Per evitare ripetizioni rispetto a quello che ha detto Andrea dalla pista di Garbagnate, lascio la parola al mio collaboratore, sappiate però che questa volta non sarà pista velocità pro depodista, anche perché facevo un freddo cane, ma sarà soprattutto vento, freddo, pessimismo e tè caldo che non ci siamo potuti bere, anche perché non c'era nessuno che ci poteva accudire alla famosa pista di Garbagnate. Quindi senza ulteriore indugio lascio la parola ad Andrea che ha sicuramente qualcosa di bello da raccontarci di questa scarpa. Io vado a bermi un piccolo caffè sapendo che mi devo preparare prima di andare a scegliere le nuove scarpe che recensiremo qui sul canale nel mese di marzo. Buongiorno Andrea, tutto bene? No Max, oggi si gela, buongiorno a tutti, sto davvero gelato. Sei pronto a fare le ripetute con questo vento? No, assolutamente non le faccio e procrastiniamo. Magari sull'altro canale potremmo raccontare perché non fai le ripetute quando c'è vento, però in realtà oggi dobbiamo parlare di questa fantastica scarpa Saucony Endorphin Pro. Cosa ne pensi dopo averla usata? Allora ti dico, il dubbio che avevo del Power Run Plus in questo caso è oggi mi ha dato ragione, che con il freddo diventa durissimo e non ha quella capacità di ammortizzazione e reattività che mi aspettavo da questa scarpa, quindi diciamo che è una scarpa da primavera, estate, autunno, non in inverno. Sì, quando l'hai provata però la settimana scorsa comunque era migliore. Ci eravamo lasciati con l'altra Endorphin con il dubbio di questo problema del Power Run, in effetti le avevamo usate col caldino, diciamo andavano bene, col freddo sono diventate delle piastrelle. Siamo sotto zero, giusto per dirti. Porca Eva, più il vento la percepita sarà meno 20. Ascoltami, no, il fatto è che se posso dare un consiglio a tutti, io di solito quando devo fare lavoro in pista o gare me le tengo la notte in casa. Così rimangono a temperatura ambiente di 20-22 gradi, così il giorno dopo quando vado alla gara la scarpa è diciamo acclimatata come la primavera, quindi senza questi problemi. A chi sono adatte secondo te queste Pro? Ma come tutte le scarpe con il carbonio e con tanta ciccia, sono scarpe un po' per tutti, soprattutto per chi vuole cercare la prestazione in gara, ma dicevo anche per chi pesa un pochino di più, perché alla fine sono molto ammortizzate e protettive, anche se pesano praticamente niente. Sono comodissime tra l'altro queste. Sì, queste sono comodissime, per assurdo questa qua è la misura di Max, sono giustissime per me, ma mi accolgono il piede nella maniera migliore. E per quale distanza le utilizzeresti? Soltanto per la maratona o anche per... No, assolutamente tutte queste scarpe nate per la maratona secondo me danno il loro meglio anche sui 5 km, 10 km, mezza maratona, perché comunque mi riescono a far spingere bene e comunque il problema di essere stanco a metà gara c'è sia sui 3000 per dire che sulla maratona, quindi
quando passi a metà gara che sei ancora fresco, la scarpa spinge ancora. E a livello di velocità cosa ne dici? Come tutte le scarpe come questa, quindi con tanta intersuola e il carbonio, ti dico che sono scarpe che ti portano a spingere al massimo delle tue potenzialità, quindi direi a tutte le velocità. La potrei usare anche per il lento, ovviamente sprecatissima, però si possono usare nel mio caso da 2,50 al chilometro fino a 4,50, 5 al chilometro, però il loro campo di utilizzo direi che è ristretto nelle gare o nelle ripetute lunghe o brevi. E invece a livello di intersuola come l'hai sentita? Lascia stare il discorso del freddo, però in generale? Ma guarda, è particolare perché sì, davvero il Power Run qui, il Power Run Plus è molto morbido, fa davvero ridere perché sembra proprio un'altra scarpa quando la utilizzi che è calda, diciamo, e quando è fredda, perché si sente molto la differenza. Tanto le maratone quest'anno ci sono soltanto a maggio, quindi non c'è problema. Ok, se no dovevamo andare a fare la RAC che hanno anche lei annullato, ma lei lì sarebbe stata perfetta da usare, sarebbe stata ciccosissima sta scarpa. E secondo te qual è la durata di questa scarpa? Guarda, ti dico sicuramente di più delle Vapor Next, quindi secondo me arriveremo anche a 500 km, poi come al solito le possiamo utilizzare come scarpe da lento quando si spiattella la fibra in carbonio. A livello di calzata suggerisci stesso numero o un numero in più? Assolutamente anche loro stesso numero, al contrario delle Vapor Next che dovevamo prendere di mezzo numero più grandi, queste direi stesso numero. E per quanto riguarda il tallone, abbiamo visto che è particolare, cosa ne dici? Hai bloccato il piede oppure... Bello che mi fai le domande e che hai già una risposta, perché noi le abbiamo provate. No, il tallone non mi fa impazzire perché è davvero morbido e io preferisco sempre un pochino più bloccato la parte del tallone. Questa è davvero morbida, faccio fatica anche a metterle su. Quindi vabbè, quello forse io l'avrei migliorato, però dipende sempre un po' dai gusti. Diciamo che col tallone un pochino più duro rimane sempre un pochino più precisa la scarpa nelle curve e nei rilanci. E invece a livello di tomaia avampiede cosa dici? No, guarda, per quello è perfetta, davvero non direi niente, perfetta. Non c'è proprio niente da aggiungere, direi ottimo, anche perché quando la vai a provare una scarpa così te la metti al piede, è comoda e dici va bene, la compro subito. E quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di questa scarpa? Punti di forza lo vedi anche te, questo colore è un punto di forza in primis. No vabbè, il punto di forza sicuramente è che è un'ottima scarpa comoda, una scarpa reattiva, quindi ha diciamo tutte le caratteristiche, le buone caratteristiche delle scarpe per correre forte. Punti di debolezza secondo me le stringhe, che quando compri delle scarpe che sono il top di gamma, boh, non lo so, non mi fanno impazzire, sono un po' piattine, sono quelle che si slacciano facilmente anche se sono piatte, e questo tallone che mi lascia un po' il dubbio. Ma ho le orecchie congelate. Sei congelatissimo, sicuramente sei congelatissimo, io infatti ho il cappello, ma rispetto a tutte le altre scarpe con fibra di carbonio, questa come si colloca? Bisognerebbe fare la classifica. Oggi sei pessimista perché stai morendo. No, non sono pessimista, sto pensando dove metterla. Allora, diciamo che adesso con 0 gradi la metterai nell'umido direttamente, perché davvero ha perso tutte le sue super caratteristiche. Però la metterei poco sotto alle Carbon X, per dire, che comunque erano tra le mie preferite. Quindi sono molto simili alle Carbon X 2, un pochino più durette delle Carbon X 1. Direi però un'ottima scarpa, davvero l'hanno spinta poco marketing da parte di Saucony, però mi è piaciuta come scarpa. Quindi alla fine ci manca solamente le Oka Rocket X da testare sul canale. A dire il vero c'era quella Skechers Go Run Elite, adesso non mi ricordo com'era, che ce l'hanno fatta pregustare ai tempi e non è mai uscita, credo, almeno in Italia non si è mai vista quella lì. Quella lì Max prendeva della mia misura, che la voglio io.
Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni, speriamo di riuscire a farle, abbiamo davvero tante scarpe, però comunque il canale sta crescendo grazie a te, grazie davvero. Soprattutto grazie a me, intanto vi ringraziamo per i coffee e anzi sono sempre ben accetti, quindi non dimenticatevi di noi. Va bene, grazie, ciao alla prossima. Ciao alla prossima.